Studenti, non state lì a studiare troppo, a rendermi la vita troppo difficile. La vita è quella che è. Nessuna croce è come ideale dello studente. Non state lì a studiare, anzi, mettetevi a dialogare tra di voi, stringete amicizie, anche con i professori. Cercate di passare al meglio quelle ore che passate lì a scuola. Studiare, investire nel futuro, ma non vale la pena, tanto questo futuro non c'è. Ecco, quando uno la pensa così e crede che sia normale pensarla così, e se ne trova un altro invece che non la pensa così, ma crede che la scuola serva a un domani, ecco che comincia la follia di questo strizzacervelli, che ha eretto il suo giudizio a giudizio di verità. Un altro che ne ha un altro sarebbe normale se non usasse il suo altro per usare quello dello strizzacervelli. Solo se questo qui, che si fonda su altri argomenti di fede, non usasse i suoi argomenti di fede, ma quelli del di chi mi sta parlando, solo allora sarebbe un soggetto valido. Amico, solo allora sarei veramente pazzo se io, avendo le mie idee, rinuncio alle mie perché quelle valide sono le tue. Ah, quelle tue stesse sono oggetto di fede, anzi una fede mal riposta, perché hai una fede nella ragione e arrivi a dire che la ragione non arriva a scoprire la verità. E che cavolo di ragione è la tua? È una ragione improduttiva, in grado di non arrivare a tirare fuori il ragno cosiddetto dal buco. È io che ho una verità assoluta che arriva a delle certezze assolute, sarei matto io se abdicassi a queste mie certezze per usare le tue incertezze. Allora. Nuovo percorso verso Gesù Cristo. Io arrivo a dimostrare vero Gesù non per i miracoli che ha fatto, ma per le affermazioni che egli ha fatto. Queste affermazioni sono alla base del pensiero scientifico moderno. Non ci credi? Vuoi che te le dimostri? Benissimo, sarò breve. Tutto lo spazio dell'universo è il contenitore totale di ogni cosa, vero? Possiamo dire che è uno l'universo, seppure infinito. Mi segui? Su che cosa si imposta il calcolo di questo volume per sapere quanto è? Su che cosa? Sul prodotto tra tre componenti infinite, una x, una y e una z. Quindi, per ottenere un universo, bisogna moltiplicare tra di loro la componente x, y e z, che Gesù chiamò semplicemente Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiaro? In che modo cattolicesimo e Islam possono andare d'accordo superando la difficoltà secondo la quale l'Islam dice che Allah è uno solo e non è trino? L'Islam può arrivare a capire che le tre persone di Dio sono componenti della unica persona di Dio, che essendo un essere infinito ha la capacità infinita del suo essere e come minimo di essere tre persone fondamentali, come tre assi direttivi
della direzione paterna, della direzione filiale e della direzione muliebre, che poi è rappresentata nella religione cattolica da quella Madonna che è la sposa dello Spirito Santo, ossia l'incarnazione reale su questa terra di una donna che ha sposato l'ideale assoluto dello Spirito Santo. Ecco, il fondamento, dunque, della geometria analitica fatta da Cartesio parte da Gesù Cristo con la sua idea di Dio uno e trino. Il ciclo 10, te l'ho spiegato, parte proprio dall'attuazione della base n, della potenza n elevata a 0, quando assume il padre fondamentale di ogni numero, ossia il ciclo più fondamentale, dato da 3 diviso 3 più 3 per 3. Perché per determinare il ciclo elementare bisogna partire dall'elemento delle tre componenti del volume. E quindi anche l'aritmetica che si poggia sul ciclo 10 ha il suo fondamento nel valore 1 e trino di Gesù Cristo. Quando Gesù parlò a Nicodemo e gli disse che due erano i versi con cui esisteva la realtà, introdusse il principio di azione e reazione. La fisica ci arriverà 1600 anni dopo, ma quando arriva a determinare il principio di azione e reazione, non ha fatto altro che replicare quello che Gesù Cristo aveva spiegato a Nicodemo. E la stessa relatività generale di Einstein fa capo al ciclo 10, perché la massa unitaria nella formula MC2 è unitaria come un decimo, perché è stato assunto così da tutta la fisica nel 1790, e quindi anche la massa si ritrova nel ciclo totale di 10 decimi. E quindi anche la relatività generale esiste in quel contesto lì. Ecco, io ti ho dimostrato come Gesù Cristo, con le sue verità, sia il fondamento di tutta la scienza moderna. Allora, per quale motivo la fede cattolica deve presentare al mondo Gesù Cristo solo poggiandolo sulla verità di fede? Chi ha un'altra fede gli resiste se è una fede convinta. Ma quando la religione cattolica si decide a far riconoscere le verità di Gesù Cristo come le verità fondamentali di tutta la scienza, e allora riesce a imporle sul mondo, e alla verità di Gesù Cristo è conquistato tutto il mondo. Cessa di essere la verità scientifica e diventa la verità fondamentale che ha messo in atto 2000 anni or sono Gesù Cristo. Io per questo lotto, e visto che si tratta di far vincere il mio Dio, io mi ritrovo nelle stesse condizioni di fede di uno che fu preso da Dio. Sto parlando di Abramo. Tu non ci credi, ma ci credo io. Permetterai che io non sia pazzo se credo alla mia fede avendone tutte le ragioni? Vuoi fare questo minimo di credito in un altro pensando che debba usare la sua ragione e non la tua? Beh, nella mia fede c'è Abramo che, grazie al dire a Dio, ci sto, mi chiedi di sacrificare mio figlio sul tuo altare, me l'hai chiesto tu, io ci sto, io sono disposto a uccidere mio figlio. È molto peggio che essere disposti alla propria morte. Essere disposti alla morte di un figlio è quella cosa grazie alla quale il popolo ebraico si sentirà
poi premiato per la fede enorme avuta da Abramo nei confronti di Dio. Quale fede? Che Dio gli chiedesse di fare un omicidio? Abramo sapeva già che Dio mai avrebbe ucciso il suo figlio. Tant'è che quando il figlio, caricato delle fascine su cui avrebbe dovuto essere arso lui, chiese al padre: padre, la legna c'è, noi stiamo andando lì sul monte, ma non vedo dov'è la vittima. Abramo non gli rispose: la vittima sei tu. Gli rispose: non ti preoccupare, a suo tempo Dio ci mostrerà la vittima. E la vittima fuori fu trovata in una rete, non nel suo figlio. Ecco, la fede di Abramo è identica alla mia. Io ho fede che il Papa, cui io affidi la mia vita, non la lasci morire. E la affido. Tu lo chiami sciopero della fame perché credi che le mie categorie mentali devono essere giudicate sulla base delle tue. Ma questo è proprio un tuo arbitrio da persona che non ragiona e che dà i numeri. Perché, permetterai, io uso le mie ragioni secondo le mie ragioni. Se usassi le mie ragioni secondo le tue, sulle quali io faccio lo sciopero della fame, io sarei quel rincretinito che non sono io. Il cretino è chi crede che uno che ha alcune ragioni non debba usare le sue, ma quelle di un altro. Quello è il cretino, quello ti dà i numeri e li dà veramente, perché arriva a dire che mettere la propria vita nelle mani del Papa significa suicidarsi, significa digiunare fino a che il Papa ti fa morire. Io non ho mai avuto questa intenzione, io non ho mai assunto lo sciopero della fame, quindi per cortesia cancella questa cosa dalle affermazioni che tu hai detto in relazione alle mie sciocchezze, alle mie turbe mentali, perché non sarebbero le mie, sarebbero le tue turbe mentali, perché ti permetti di valutare con i tuoi metodi di valutazione mie valutazioni, che permetterai le faccio secondo i miei metodi di valutazione. E se io mi affido al buon pastore attuando il Vangelo, perché il Vangelo cristiano dice che il buon pastore ha cura delle sue pecore. Gesù tre volte impose a Pietro di pascere le sue pecorelle, di non occuparsi degli altri greggi, di non occuparsi dei primi, di non inseguire la critica del mondo, il giudizio su cosa è giusto che debba fare Bush o quell'altro o quell'altro, tanto che gli arrivi a dire: stai uccidendo uno sulla sedia elettrica, ma non devi ucciderlo. Il dovere del Santo Padre, che si è sentito dire tre volte da Gesù Cristo, è di occuparsi di chi si affida a Lui e a tutte le ragioni possibili e immaginabili per affidarsi a Lui. Non è un pazzo se si affida a Lui, è uno che rende vero e reale il Vangelo, affinché cessi di essere lì, in quella sfera ideale in cui ciascuno fa poi quello che crede. Bisogna tradurre il valore ideale nella realtà, in quella concreta. Solo in questo modo non si seguono sogni, ma si realizza il Vangelo. Tu invece giudichi normale chi persegue cose che restano valide solo sotto l'aspetto ideale e poi falso.